Carla è una signora quasi centenaria che decide di farsi operare di cataratta perché leggere è tutto quello che le rimane. Roberta non sa dove si trova e cerca il marito nella stanza. Caterina ha male e nessuno sembra ascoltarla. Alberto, in ospedale, trova delle figlie e dei nipoti. Maria ha un cuore che batte troppo veloce, ma sa che l'aiuteranno. Patrizia, invece, non vuole proprio più nulla. Queste sono storie vere accadute in contesti di cura. Sono storie di madri, padri, sorelle, fratelli, nonni, in cui tutti noi possiamo riconoscerci. Io sono Daniela Berardinelli e questo è Scorci di Cura, un podcast pensato per raccontare momenti di vita, istanti, pensieri ed emozioni accaduti in ambienti di cura attraverso le parole di chi le ha vissute veramente, gli studenti di infermieristica. Scorci di Cura è una produzione di Nurse24.it. Questo episodio è stato realizzato in collaborazione con il corso di laurea in infermieristica dell'Università degli Studi di Torino, sede San Luigi di Orbassano, nell'ambito di un progetto di tirocinio volto a sottolineare l'importanza della relazione nella cura. Sono Adele e mi sto dirigendo in macchina con mio marito Francesco verso l'ospedale perché domani dovrò essere operata per rimuovere un tumore che mi ha colpito all'intestino. Alle 11 arriviamo a destinazione e con molta preoccupazione per ciò che mi aspetterà saluto mio marito e mi avvio verso il reparto di urologia al quarto piano. Suono il citofono, vengo accolta da due ragazze giovani che quasi sembrano le mie nipoti e che con molta cordialità mi accompagnano in quella che sarà la mia camera per i prossimi giorni, fino a data da destinarsi. Per un attimo mi sento disorientata, perché nel corridoio vedo molto movimento, tante persone che corrono e non conosco nessuno. Arrivate in stanza, le due ragazze si presentano come Chiara, la studentessa di infermieristica, e Claudia, l'infermiera. Mi danno una serie di informazioni, tra cui come funziona il telecomando del letto, il campanello da suonare in caso di bisogno e il bagno. Dopo avermi preso la pressione, mi dicono che i valori sono buoni. Mi porgono una serie di domande, da cui emerge che non ho allergie di alcun genere, soffro di insonnia e spiego loro che per dormire utilizzo dei farmaci. Infine, mi spiegano che dalla sera stessa farò una dieta leggera, per poi rimanere a digiuno per la preparazione all'intervento. Ah, ecco, per concludere mi hanno posizionato delle calze fastidiosissime. Dicono, per prevenire la formazione di trombi. Il giorno successivo mi sveglio con un ago piantato nel braccio. Mi stanno facendo un prelievo, ma io sono ancora assonnata perché grazie alle gocce che mi hanno dato sono riuscita a dormire. Realizzo che il giorno è arrivato. Sono più o meno le 7 ed è arrivato il medico per farmi firmare un'infinità di fogli. Vengo informata che l'intervento avverrà in anestesia generale e che, oltre alla rimozione del tumore, potrà rendersi necessaria la realizzazione di una stomia temporanea o addirittura definitiva. In sostanza un sacchetto che raccoglierà le mie feci. Non una bella prospettiva, speriamo non ce ne sia davvero bisogno. Mi hanno spiegato benefici, eventuali rischi e che questi interventi non sono sempre risolutivi perché possono comportare la comparsa di una recidiva a distanza di tempo. Ma ci voleva anche questa adesso. In ogni caso avrò delle cicatrici che mi rimarranno sulla pancia. Dovrò inizialmente mantenere una dieta leggera per poi passare a una dieta normale. Spero il prima possibile perché io vorrei mangiare solo la mia lasagna preferita. E nel caso in cui mi venisse confezionata, il dottore ha usato proprio la parola confezionata, manco fosse un pacchetto regalo, questa stomia e mi spiegano che sarà importante gestirla correttamente. Chissà come poi, adesso di certo non voglio saperlo, sono già sufficientemente preoccupata così. In poche parole mi dicono che non c'è niente di certo e che può capitarmi di tutto. Bene, questo sì che mi rassicura. Mi danno il camice e le mutande monouso da indossare, che sono di rete, scomode, orrende. Mi tolgo l'orologio, la mia collanina d'oro, ricordo di mia mamma che mai, proprio mai rimuovo, le protesi dentarie mobili e gli occhiali.
Alle 12 arrivano Chiara e Claudia e mi accompagnano in sala operatoria in carrozzina perché mi hanno messo delle gocce sotto la lingua come preanestesia. Che paura, vorrei solo stare con mio marito e le mie figlie, che purtroppo vivono a Londra. Sono più o meno le 15:30. Sono tornata in reparto in barella. Mi sento spaventata e destabilizzata. Non ho pienamente coscienza di ciò che mi sta succedendo. Rientro in stanza e non ci sono Chiara e Claudia. Forse perché hanno finito il loro turno. Intanto qualcuno mi sta spiegando che ho una cannula venosa che manterrò per l'intera degenza, un catetere vescicale, delle flebo in corso e un tubicino che raccoglie il sangue dalla ferita. Oh, non ho idea di che cosa siano. Non mi ero resa conto di niente, ma almeno quella stomia di cui mi parlavano non mi sembra di averla. Continuano a darmi informazioni, a monitorarmi, ma sono stanca, vorrei solo dormire. Oh, mi hanno finalmente lasciata tranquilla, ma prima ho dovuto chiamare mio marito per rasserenarlo, era notevolmente preoccupato per me. Ormai l'orario di visita è concluso, quindi non mi verrà a trovare nessuno. Rimango a digiuno, non ho fame. Poi mi hanno detto che è meglio così, per prevenire la nausea e il vomito. In tarda serata arriva il medico e mi spiega che l'intervento è andato a buon fine, nessuna complicanza. Ah, è vero, avevo ragione, non ho la stomia. Il giorno dopo l'intervento però inizia nel peggiore dei modi. Mi sveglio per il dolore. Suono il campanello, arrivano le infermiere che mi danno una medicina per farmi stare meglio ed effettivamente ha funzionato. Mi alzano da quel letto e riesco a mangiare qualcosa. Certo, non è la mia lasagna preferita, ma non è male. Mi viene a trovare il mio Mario, del cuore, sono felice, ma in un batter d'occhio è finito il tempo di visita e se ne deve andare. Ma non potrebbero farlo durare un po' di più? Dopo poco però arrivano Chiara e Claudia. Finalmente, mi erano mancate. Mentre si assicurano che io stia bene, misurando la pressione e i battiti cardiaci, mi accorgo che qualcosa è andato storto, perché in 10 minuti ho la stanza che è piena di persone. Mi spiegano che il mio cuore va troppo veloce rispetto alla normalità, ma non mi devo preoccupare, perché sono tutti lì per me. Fanno altri controlli, mi alzano il camice e rimango nuda. Vabbè, che ho quasi 90 anni, ma io mi sento ancora giovane, quasi come una ragazzina. E davanti a tutte quelle persone non è stato molto carino. Vabbè, però penso che alla fine è il loro lavoro e fanno quello che devono fare. Mi posizionano degli adesivi un po' ovunque, mi ritrovo il corpo invaso da fili. Continuano a ripetermi di stare tranquilla ed effettivamente prima lo ero e mi sembrava di stare bene, ma ho iniziato ad agitarmi perché ho visto tutta quella gente intorno a me. Chiamano mio marito per poterlo informare dell'accaduto, che si tranquillizza solo dopo aver sentito la mia voce. Mi spiegano tutto, ma non capisco poco e niente. Provo ad addormentarmi, continuano a monitorarmi e nel cuore della notte nuovamente si ripresenta un problema. Non respiro bene, mi mettono dell'ossigeno che mi fa respirare subito meglio. Oh, finalmente. Riuscirò a dormire? Sì, alla fine ci sono riuscita. La mattina mi sveglio, mi viene fatta un'ulteriore visita dal cardiologo che mi dice che dovrò prendere una pastiglia in più per il mio cuore perché sta facendo gli scherzi. Scherzi? Li chiama scherzi? Ma che razza di scherzo è un cuore che batte per i cavoli suoi? Mi fido di lui. Alla fine ho la fortuna di non prendere troppe pastiglie nonostante la mia età. Ma quante visite dovrò fare ancora? In fin dei conti, non sto troppo male qui. Non devo cucinare, dato che i pasti sono già pronti. E, anche se non c'è la mia lasagna, il cibo non è così malvagio. Poi ci sono Chiara e Claudia che si prendono cura di me. A loro ho raccontato tutta la storia della mia vita, soprattutto di quando ho vissuto nella mia amata Londra, e loro mi hanno ascoltata con molta curiosità. Inoltre mi sono permessa di dare loro anche 2 consigli di vita. Sì, mi ci sono proprio affezionata. Passano i giorni e mi sento sempre meglio. Mi rimuovono anche il tubo che mi pendeva dalla pancia e la fastidiosa sacca che mi permetteva di non preoccuparmi di fare pipì. Tra le ore di visita e la compagnia delle infermiere non sono mai sola e il tempo passa abbastanza velocemente.
È arrivato finalmente il foglio delle dimissioni. Alle 14 arriva mio marito e insieme a Chiara e Claudia rileggiamo e ricapitoliamo tutte le indicazioni che dovrò seguire. Saluto e ringrazio tutti con tanto amore. E insieme al mio Mario ci dirigiamo verso la nostra casetta, dove finalmente potrò prendermi cura del mio giardino. Oggi ho il turno del mattino. Alla consegna, i colleghi della notte ci comunicano i pazienti che verranno ricoverati oggi, tra cui una certa signora Adele, di 83 anni, ricoverata per un'exeresi dell'adenocarcinoma del retto. L'intervento previsto consisterà in una sua resezione, tramite anestesia generale, ma è possibile che venga realizzata una deviazione intestinale temporanea o definitiva, sotto forma di colostomia o ileostomia. Speriamo di no per lei. L'intervento verrà eseguito per via laparoscopica videoassistita, che prevede diversi piccoli accessi attraverso cui vengono inseriti la telecamera e gli strumenti operatori. Potrebbe rendersi necessario modificare l'intervento chirurgico in rapporto alla valutazione intraoperatoria, associando eventualmente a resezione di altri organi o interventi ricostruttivi complessi. Alle ore 12 la paziente arriva in reparto. Io e Chiara, la studentessa, la accogliamo, la accompagniamo nella sua camera, le mostriamo la funzionalità del letto e il campanello da suonare in caso di bisogno. Misuriamo i parametri vitali che risultano nella norma. Come da routine, tramite intervista, ripercorriamo la sua storia clinica per identificare problemi di salute reali e potenziali, al fine di avviare un'assistenza infermieristica appropriata. La signora riferisce di essere completamente indipendente nelle attività di vita quotidiana, di non essere allergica né ad alimenti né a farmaci. Raccogliamo tutta la sua documentazione e conosciamo suo marito Mario. Prima di salutarla, le posizioniamo le calze per prevenire episodi di trombosi venosa profonda. Non mi è sembrata molto contenta, ma d'altronde la capisco, sono fastidiosissime. Il giorno successivo faccio di nuovo il mattino e per Adele è il giorno dell'intervento. Chiara e io ci dirigiamo nella sua camera, è già sveglia e con indosso il camice e gli slip monouso. Ci assicuriamo che stia bene, che abbia dormito, che non sia troppo agitata e le diamo l'ipnovel sublinguale come preanestesia. Mentre Chiara parla con la paziente, io controllo la presenza in cartella di tutti i vari ed eventuali consensi informati. Alle ore 12 accompagniamo Adele in sala operatoria, la salutiamo e torniamo in reparto ad assistere gli altri pazienti. Finisco il turno e Adele non è ancora tornata. Chissà come sta andando in sala operatoria. Il giorno dopo faccio il pomeriggio e in consegna mi viene riferito che l'intervento è andato per il meglio, senza complicanze. Sono contenta. Chiara ed io ci dirigiamo subito da lei per assicurarci che stia bene. Ci dice però di avere ancora tanti dubbi sulla durata della degenza e sui presidi posizionati in sala operatoria. Ci soffermiamo un momento e le spieghiamo tutto con calma. Subito dopo sembra essere più tranquilla. Ci racconta infatti della sua vita, soprattutto del suo breve ma intenso periodo londinese. Dopo averla ascoltata, le misuriamo i parametri vitali, ma la frequenza cardiaca è alterata. È di 125 battiti al minuto e aritmica. Non mi piace. In anamnesi non mi sembra avesse problemi cardiologici o una fibrillazione atriale. Contattiamo il medico di guardia e facciamo subito un elettrocardiogramma. Il responso è episodio di flutter atriale a risposta ventricolare medio-alta, ben tollerato emodinamicamente e regredito dopo la somministrazione di metoprololo. Adele in tutto ciò era completamente asintomatica. Forse meglio così. Finisco il turno anche oggi e torno a casa decisamente stanca. È stato un pomeriggio impegnativo, ma adesso è finito. Il giorno successivo torno in reparto e i colleghi mi comunicano che Adele nella notte ha desaturato e che di conseguenza le hanno impostato dell'ossigenoterapia a 2 litri al minuto con cannule nasali.
Proseguirà poi la terapia cardiologica con il metoprololo e farà un ecocardiogramma di controllo. Fortunatamente è andato tutto bene. Devo andare da Adele e spiegarle che prenderà questa pastiglia di metoprololo a vita. Lei sembra darmi fiducia e capire il motivo della nuova terapia. Nei giorni seguenti è migliorata sotto tutti i punti di vista. Le abbiamo anche rimosso il catetere vescicale e il drenaggio. Finalmente è arrivato il giorno della dimissione. Le abbiamo fornito tutte le indicazioni da seguire, tra cui la terapia, il controllo chirurgico della medicazione e la rimozione dei punti. Lei è molto contenta, e noi per lei, perché potrà tornare a casa da suo marito. Mi chiedono costantemente perché io abbia scelto di fare l'infermiera. Ho incontrato tante persone, tra infermieri e pazienti, che mi hanno consigliato vivamente di fare altro, ad esclusione dei miei genitori. Loro no. Fin da subito sono stati sostenitori della mia scelta. Forse perché ad oggi un posto fisso è l'ambizione più grande che un genitore possa avere per una figlia. Non è mai stata questa la mia passione, perché io avrei sempre voluto fare la veterinaria, ma il famoso e tanto odiato test d'ingresso non me l'ha permesso. Mi sono sempre domandata, forse doveva andare così? Mi sono data una possibilità, studiare le materie previste dal test e tentare l'anno successivo. Sì, perché come scuola superiore scelsi tutt'altro e la mia preparazione non era sufficiente. Odiai il liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale, sin dal primo giorno, anche se dopo tutto, grazie ai miei compagni, si sono rivelati gli anni migliori della mia vita finora. E alla fine del quinto anno, con un diploma in tasca, andai nel panico, nel non sapere cosa fare della mia vita, perché forse, in fin dei conti, sentivo di non poter competere con studenti provenienti da tutta Italia, molto probabilmente più preparati di me, e che avrebbero tentato il mio stesso test. Provai l'anno successivo, ma nessuno dei miei sforzi bastò per poter superare il test d'ammissione. Io non ho mai avuto la chiamata da Florence Nightingale. Io sono stata chiamata direttamente da mia madre e mio padre, che dopo giorni e giorni di svariati consigli mi sostennero fortemente nell'iscrizione al test d'ingresso per infermieristica. Sì, l'ho superato e ancora non so bene perché, ma ho deciso di intraprendere questa strada, o di provarci perlomeno. Da quel giorno sono passati 3 anni, molto duri, intensi, e guardandomi indietro, ancora oggi non so dove io abbia trovato le forze per superare tutto. Dal mio punto di vista sono stati 3 anni di fatiche, miste ad emozioni inspiegabili per la loro bellezza ed intensità. Ma 3 anni dove non è mai passato un solo giorno senza che io mi chiedessi che diavolo di lavoro mi fossi scelta, tra angoli di lenzuola da far combaciare ad angolo retto, terapie infinite, tirocini da manicomio ed ore e ore di studio su materie tanto affascinanti quanto complicate. La mia formazione non è ancora finita, ma azzarderei a dire quasi, perché ad oggi sono nel reparto di urologia a svolgere il primo tirocinio del 3° anno. Il reparto è frequentato solo da infermiere e infermieri giovanissimi, quasi miei coetanei. Mi sto trovando molto bene perché mi fanno sentire a mio agio. Con Adele ho constatato che tutto può succedere e che da un momento all'altro la situazione può cambiare. In questo caso sono soddisfatta del lavoro svolto e sono felice che si sia risolto tutto per il meglio per la paziente, ma sono anche consapevole che purtroppo non sarà sempre così. Ho letto un passo della collega e scrittrice Laura Binello, che sento particolarmente mio. Mi chiedono spesso perché io abbia scelto di fare l'infermiera, perché sapevo che non sarei stata io a scegliere, ma che la professione un giorno avrebbe scelto me. Grazie mamma e grazie papà. Comunque sarei stata anche un ottimo meccanico, o un artista di strada, o una scrittrice. Auguro a me stessa e a tutti i miei colleghi di esercitare la professione senza mai recitare, senza mai sentirsi obbligati alla forma, preferendo di gran lunga la sostanza, che
che guiderà nel rapporto con l'altro e che riporrà in noi aspettative così grandi da far paura a chiunque abbia rispetto della cura. Curare è ascoltare e sapersi ascoltare. E credo che Claudia ed io ci siamo riuscite con la signora Adele. Scritto da Francesca De Vito, cura editoriale di Sara Di Santo, voci di Laura Simionato, Daniela Berardinelli, Francesca De Vito, post produzione e montaggio di Daniela Palladini.